Domani sarà definito in regione, nel corso di un incontro tra i proprietari della casa di cura Sorriso sul Mare di Formia, la direzione dell'ASL di Latina e la stessa regione, l'atto risolutivo della vertenza da tempo in piedi per le sorti della clinica neuropsichiatrica formiana. Diciamo che si sta individuando un canovaccio che può permetterci la soluzione del problema, sia dei licenziamenti sia del mantenimento della struttura sanitaria. Per iniziare i lavori di riconversione dell'azienda, i proprietari chiedono garanzie alla Regione. Sono disponibili a realizzare il processo di riconversione del servizio, purché rimangano 90 posti letto per la salute mentale e gli altri 45 siano destinati alla RSA, la residenza sanitaria per anziani con problemi psichici. Nel frattempo, durante il periodo dei lavori, una trentina di pazienti sarebbero trasferiti nella struttura sanitaria Mariche 2 a Marina di Minturno e il resto in appartamenti protetti della zona, curati dai 24 dipendenti in esubero per i quali si era paventato il rischio di licenziamento, che nel vertice di domani in regione dovrebbe essere ufficialmente scongiurato. Intanto, all'interno dell'azienda formiana si è tenuta un'assemblea con la presenza anche dei rappresentanti sindacali per fare il punto sulla delicata situazione. Nel momento in cui verranno fatti i lavori, la Sorriso sul Mare avrà avuto l'accreditamento e potrà utilizzare i 45 posti letto, gli stessi dipendenti che sono sempre di Sorriso sul Mare ritorneranno a Sorriso sul Mare. Per cui in questo modo finisce la storia. Punto.